In questo istante è il Taranto che manovra. Calcio di punizione il sinistro di Rantier, palla in area di rigore e poi c'è un fallo di mani da parte di Prosperi che è stato ammonito. Divisa tradizionalmente esterna quella che oggi propone il Taranto. Antonazzo, palla in aria, attenzione il tiro sul fondo. Corre pericolosamente con Germinare, la cui conclusione per Danna che si presenta tutto solo davanti a Bremek, poi la conclusione, esce Bremek che salva miracolosamente. Caruffo in area di rigore da solo, attenzione il traversone e la palla salvata. E Taranto se la sta giocando la partita, va sul fondo, buono il lavoro di Antonazzo, attenzione il cross e poi il colpo di testa, grandiosa azione del Taranto, la più bella azione della partita, il colpo di testa di Indy Rantier. In aria parte il tiro cross e Aldegani con i pugni. Che sgomita, l'arbitro lascia correre, recupera il pallone Antonazzo che cerca di evitare il fallo laterale, Zito protegge l'uscita del pallone che va a finire fuori e ancora schiaffi. Mi sa che è stato espulso Antonazzo. E infatti è così. Calcio d'angolo, palla sotto porta, interviene male Ciotola, poi la conclusione, la gran parata da parte di Bremek che è stato clemente a tirare dopo la questo calcio di punizione al 32esimo minuto, palla direttamente in area di rigore, allontana la difesa, Giorgino, stop di petto, conclusione sul fondo. E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, 0-0, attenzione, una mezza rissa in campo, attenzione a quello che accade dalle parti di Bremek, è piovuto qualcosa dalla curva. E allora Vincenzo, confortante la prestazione. Noi giocatori dobbiamo chiedere scusa a tutti, perché comunque non abbiamo dato una bella immagine al pubblico, all'esterno, che comunque noi dobbiamo essere
come esempio in campo, cioè in campo si lotta, si può discutere, si può fare, ma senza situazioni del genere, perché alla fine non è bello per il calcio. Poi c'è stata questa discussione tra, non so, Nicolas, perché io a fine partita stavo a festeggiare con Fabio, con Desiderio Garufo, quindi non ho visto proprio, io ho visto l'immagine. Noi siamo arrivati un attimino dopo, quando già alla fine già c'era il mischione. Però ripeto, ecco, non c'era. Sì. Queste sono le immagini che abbiamo appena finisce la partita. Ecco, se andiamo un po' indietro, queste sono le immagini praticamente di quando finisce la partita live, ovvero quello che è andato in onda. Naturalmente la telecamera inquadrava altre zone del campo e non Bremek, però ecco, vediamo, siamo ancora a partita in corso, se non vado errato. Qui sì, ecco, seguiamo. Mi date un po' di audio di fondo così riusciamo. Ecco. Ecco, qui finisce la partita, l'arbitro manda a tutti gli spogliatoi, cerchiamo di capire, di vedere anche se abbiamo intravisto in lontananza. Solo per un secondo, andiamo un attimo indietro, andiamo un attimo. Ecco, qui andiamo, è successo tutto. Ecco, poi sul primo piano del presidente si vede Bremek sullo sfondo, ma per un istante. Ecco, proprio ecco in qua, istante. Fermati okay. Qui, bravo, perfetto, proponici questo fermo immagine. Si vede lì Bremek. No? Ecco, si vede Bremek. Che fa un applauso, mi sembra un applauso, insomma non sì, si può fare. Sì, un applauso ironico. Fa un applauso ironico, sì. Comunque, ecco, cioè, comunque adesso sentiamo Bremek, perché poi noi più di questo non possiamo farvi vedere. L'immagine è ingrandita, Gianni. Esatto, questa è l'unica immagine che abbiamo. Andiamo un po' più avanti, un po' più indietro, vediamo se si vede qualcosina. Niente, vabbè, fatto sta che Bremek si giustifica così. Sentiamolo, perché lo abbiamo raggiunto telefonicamente. Ecco, sentiamo quello che ci ha dichiarato. Può partire il servizio. No, questo gesto, come loro hanno scritto che era offensivo, non è stato per niente offensivo. Non è stato fatto col dito in mezzo della mano, cioè è stato fatto col dito indice, voleva dire che non ho preso gol. Ah, ecco. Qua. Poi quando mi sono girato ho visto tre giocatori loro che sono venuti a aggredirmi, nel quale tra di loro c'era Zito che mi ha tirato un pugno, e questo mi sembra strano che il giudice non abbia visto questo atteggiamento suo. Per quanto riguarda il mio atteggiamento, io chiedo scusa alla società, alla squadra, ai tifosi, perché ho messo in difficoltà il Taranto per questa domenica. Però ritengo anche ingiusto che non sia stato squalificato Zito in questa domenica, no? Certo, quindi tu hai indicato, cioè hai fatto col dito indice il segno del no, come a dire non ho preso gol dopo ecco, gli sfottò che ti sono giunti, però ecco, poteva essere una cosa evitabile, diciamo, sì, Nicolas. Sì, sicuramente è stato, dalla mia parte ho sbagliato, è stata una reazione di questa situazione un po' pesante, d'ostilità verso i miei confronti, che non solo da questa gara, ma sono da quando giocava a Foggia. Per cui ritengo di dire che ho sbagliato nel mio gesto. Senti, raccontaci la situazione ambientale per concludere questo collegamento vissuta in campo a Benevento e anche negli spogliatoi dal vostro arrivo alla vostra partenza dal Santa Colomba. No, io sapevo che già c'era questo ambiente di ostilità verso i miei confronti. Poi in campo avete visto anche gli atteggiamenti dei giocatori, hanno picchiato durante tutta la gara. L'arbitro mi sembra che sia stato abbastanza lucido. Anzi, ha sbagliato secondo me sull'espulsione di Antonazzo invece di espellere anche Zito. Certo. Nel secondo tempo ho avuto sempre degli insulti da parte della tifoseria, delle bottiglie, monete che hanno tirato in campo, e poi alla fine avete visto tutto cosa è successo. Professor Petrocelli, molto spesso si dice evitiamo di cadere nelle provocazioni, quello che no, bisognerebbe fare, sì, che bisognava fare a Benevento. Il problema è questo, che hai perfettamente ragione, però tutto quando si verifica con estrema calma, tu devi analizzare un po' tutta la partita come è andata, perché c'è stato un primo tempo dove noi abbiamo dominato, abbiamo condotto la gara, meritavamo anche qualche cosina in più. Siamo usciti alla fine del primo tempo con tre ammoniti e un espulso.
E la cosa è inconcepibile, da che mondo è mondo, perché di solito chi gioca peggio è quello che fa più falli. Invece noi abbiamo dominato la partita e siamo usciti con 3 ammoniti e un espulso. E Zito ha fatto l'ira di Dio sulla fascia, ha tirato pugni, ha tirato calci. Abbiamo preparato un montaggio su queste cose, tra poco vedremo tutte le circostanze. Diciamo che è maturata tutta una situazione in un arbitraggio un po' sui generis, inadeguato, non era probabilmente all'altezza della gara, perché erano 2 squadre abbastanza forti che si sono incontrate e forse ci voleva la designazione di un arbitro un po' più tranquillo. Ma anche gli assistenti, perché il primo, e anche l'assistente quando è stato mandato via Antonazzo, che io mi sono avvicinato, penso che c'è la ripresa che mi sono preso Antonazzo perché era caduto a terra, me lo sono portato via, io gliel'ho fatto notare al guardalinee, gli ho detto: guarda che non è giusto, perché il numero 3 sta facendo, guarda qua c'è una gomitata, fra poco prima l'ha già data, adesso va sulla fascia e ora gli dà una gomitata, la seconda, ecco, e la terza, vedi, ora gli dà la gomitata, ne dà 3 in tutto, ne dà 3. Ma ancora precedentemente sotto la panchina nostra aveva dato un altro pugno Zito, ecco, cioè, vediamola un attimo questa circostanza dal basso, si nota c'è naturalmente una fase di gioco, poi ecco, guardate qui, prima c'è il primo braccio largo, il secondo, ecco, avete visto che comunque poi sul rinvio, ecco, qui c'è la gomitata proprio vera e propria. Ora la dà, vedi, ora. Facciamola vedere a velocità normale. In questo momento gli dà la gomitata. Ecco. E per cui ha reagito, ma già in precedenza sotto la panchina nostra gli aveva dato un altro calcione, gli aveva dato a freddo. Poi gli dà anche uno schiaffo, vedete, sulla nuca. Sì. Antonazzo sbaglia alla grande a mettergli la mano sul volto. Perciò vanno, ma io vanno, vi chiedo, l'assistente... vanno mandati via fuori tutte e due, forse sì, per infatti. Un criterio di giustizia. O comunque no? Un giallo a Zito almeno, no? Ma voglio dire, il guardalinee, io ci ho parlato e mi ha detto no, appena lo pizzico lo mando fuori. Che significa appena lo pizzico lo mando fuori? Però, ecco, dottor Petrocelli, non si deve reagire. Sì, per carità, Antonazzo, tu lo sai che io sono... Cioè, no? Questa espulsione è giusta, vale a dire, se tu metti la mano sul volto dell'avversario, lasci la squadra in 10 uomini. Prima o poi, continuando a dare gomitate, poteva uscire Zito dal campo. Questo... E in effetti lui è caduto nella trappola che gli ha preparato ad arte il nostro ex, che per questo forse c'è anche più rabbia, perché trattandosi di un ex, non che non dovesse fare portare i colori della sua squadra attuale, però sai, anche quando si segna l'ex non esulta mai, si comporta sempre in una maniera più, no? Ecco, qui deve far valere il suo impegno, la sua qualità, le sue doti, che noi abbiamo apprezzato, abbiamo imparato ad apprezzare a Taranto, ma non questi atteggiamenti così provocatori. E infatti subito dopo, se tu continui a vedere, lui si rivolge al pubblico e comincia a incitarlo proprio in segno di, no? Ciccio Venere voleva intervenire, no, mentre vediamo queste immagini. Stiamo parlando poi di Zito, un calciatore che a Taranto. Taranto ha lanciato praticamente Zito come calciatore. Ora mi viene da dire, capisco allora il motivo perché Zito poi successivamente, una volta che è andato in Serie A a Siena, non ha più giocato nella massima serie. Mi rendo conto il carattere del giocatore, cioè dal primo minuto non ha fatto altro che picchiare non solo Antonazzo ma anche altri, cioè io non capisco questa cattiveria da parte sua, è proprio una cosa assurda, ma non solo lui, anche Pacciardi, Allora, poi naturalmente c'è l'agonismo, però noi abbiamo preparato un montaggio, non so se ecco, i momenti della gara con entrate particolarmente ruvide, diciamo così, perché la partita è bella anche quando è agonista. Anche se devo dire che l'arbitro ha cominciato un po' a estrarre cartellini gialli a casaccio, ecco, perché ma dopo 10 Gianni, minuti, dopo Arrizzi. 20 minuti avevamo 3 ammoniti dietro. Noi siamo usciti con 3 ammoniti e un espulso al primo tempo, una gara dominata da noi. È ingiustificabile una cosa del genere, perché noi abbiamo dominato, noi abbiamo giocato bene, quindi qui, chi si difende di solito che fa i falli, qui c'è una non è chi attacca, voglio dire. Qui c'è una circostanza dubbia tra Signorini e Rantier, siamo sempre nel spinta che potrebbe essere tempo. Anche rigore. Innocenti ha preso tante di quelle botte domenica, no?